abbondante la sensazione di avere un libro da leggere e da ridare in prassi. Adesso volete per sviluppare la vostra, anche la vostra creatività di insegnanti che adattano questo alla classe con cui hanno a che fare. Infatti chiederemo una sperimentazione non solo innanzitutto ai licei classici, ma anche ai studi tecnici, in cui avremo maggior probabilità di avere classi multietniche subito all'inizio. Quindi saranno, scusami questa per introdurre poi saranno i moduli a tema più specifico. Esatto, come ha giustamente ricordato il professore, concludendo il discorso di prima appunto su questo report delle vostre lezioni, questi poi verranno raccolti da noi e costituiranno un piccolo manometro di accompagnamento di questi moduli. Qui ci sarà un'altra introduzione tecnica, quella di più normale che sto facendo adesso. Ci sarà anche il riassunto dello studio di cui parlavo prima, su come è insegnata la regione nelle nazioni del consorzio, e poi appunto suggerimenti di utilizzo che non sono creati da noi, ma sono creati dagli insegnanti proprio che hanno effettivamente sperimentato questi moduli. E questi moduli, appunto, come diceva il professor Raveri, sono divisi in macro aree. C'è l'introduzione alle religioni, alle tradizioni religiose, di cui questo buddismo è un esempio. Introduzioni allo studio della religione, quindi come vi dicevo prima, è la mitologia per parlare di religione, anche in classe. E poi, quindi, effettivamente, possono essere più interessanti e utili da affrontare adesso, sono i moduli tematici che abbiamo messo sotto questo tema, questo titolo abbastanza ampio: coesistenza e conflitto, differenza e somiglianze nelle religioni. E qua avete già disponibili tre moduli, già tradotti in italiano nelle varie lingue, se voleste anche utilizzarli in inglese, su religioni e il corpo, religioni e fondamentalismi, religioni, migrazioni e minoranza. Qui adesso lascio la parola alla dottoressa Rizzuto, autrice di questo modulo su religioni, migrazioni e minoranza, anche per affinché lei possa spiegare un po' meglio e spiegare qual è i motivi e la razionalità che c'è stata che c'è dietro a questa scelta. Prego. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie al professore, grazie al vostro Luciano, al professore Raveri e a Giovanni. Il modulo che ho costruito parte in realtà da una riflessione sul campo, perché dopo la mia laurea ho avuto modo di insegnare 2 anni al Liceo Musicale di Palermo con dei progetti su queste tematiche. In particolare uno si chiamava Palermo Porta del Mondo e abbiamo fatto un lavoro, una sorta di mappatura delle minoranze presenti a Palermo, cercando di capire attraverso una partecipazione attiva e cooperativa della classe quali fossero queste minoranze, a partire da seguendo una sorta di viaggio, proprio a partire dagli elementi che caratterizzano ogni viaggio, cioè la lingua, il cibo e la musica. Nel mio caso si trattava di un liceo musicale, per cui abbiamo utilizzato gli strumenti che i ragazzi potevano ben gestire. L'esperienza in classe mi ha fatto riflettere sulla necessità di pensare un modulo, in particolare quello che ho scritto io, come vedete, si sviluppa su 4 pagine, sono 4 lezioni, che a partire dalla definizione, vedete qui ci sono le varie pagine, a partire da una definizione dei termini si cerca di arrivare fino alla comprensione di una comunità esempio strutturata in Italia. Quindi abbiamo la prima pagina, indaga, cerca di mettere a fuoco il senso delle parole migrazione, diaspora e minoranze, a partire ovviamente da una collocazione geografica, perché
Tempo e luogo sono le prime cose che servono per capire. Una delle fonti, per esempio, è legata agli sbarchi di Lampedusa, argomento estremamente attuale, che cerca di mettere in luce, smontando alcuni stereotipi che spesso associano alle migrazioni soltanto migranti musulmani, per esempio, quindi un'identità religiosa definita, invece cercando di far emergere come sia complessa la problematica del migrante e delle migrazioni, come differenti culture migranti arrivano in Italia, che spesso è soltanto un momento di passaggio verso altre destinazioni, quindi alcune comunità si strutturano maggiormente che altre utilizzano l'Italia soltanto in maniera osmotica come transito per raggiungere altre parti dell'Europa. La seconda pagina invece è dedicata è l'origine storica dei primi, vedete, questo già in italiano, quindi è già fruibile, sarà uno dei moduli della sperimentazione, l'origine storica della prima fase della diffusione dell'ebraismo e del cristianesimo e dell'islam. Anche qui, perché dalla definizione delle parole chiave si cerca di fare un percorso che attraverso l'origine storica si rivolgerà nella terza pagina alle categorie legate alle motivazioni socio-antropologiche che spingono le diverse comunità, diverse persone provenienti da contesti diversi a muoversi nel paese di origine, fino poi ad arrivare all'analisi di una comunità migrante molto forte e poco conosciuta in Italia, che è la comunità cristiano-ortodossa copta, che si trova diffusa in tutta Italia, in particolare le diocesi sono due, una di Milano, costituita da circa 14.000 persone, un'altra presente a Roma, anche se la sede della diocesi è a Torino, di circa 6.000 persone. Io in particolare sto studiando la comunità copta di Roma per la mia ricerca del dottorato. Quindi io ho scelto di utilizzare delle fotografie fatte da me proprio perché, non per protagonismo, ma per dare voce ad una realtà presente e viva. Quindi non si tratta di teoria, sono persone che cantano, pregano insieme, e quindi questo è molto importante perché spesso un altro stereotipo che accompagna la visione comune è che l'arabo sia legato esclusivamente all'Islam, spesso si confonde arabo e musulmano, mentre i copti pregano in arabo, in copto e in italiano in Italia. Questa è una delle fonti utilizzate dove si vedono le lingue della preghiera. Quindi questo è estremamente interessante perché, secondo me, potrebbe essere uno dei modi affinché i ragazzi inizino ad entrare dentro la complessità del fenomeno, che chiaramente i nostri moduli non sono esaustivi, però danno delle chiavi per poter osservare magari alcuni fenomeni da un altro punto di vista. Quindi io penso che possa essere utile perché per dare voce a tante comunità migranti che non hanno voce. Per esempio, questo modulo è sviluppato soprattutto all'interno delle tre grandi religioni monoteiste e fa emergere la complessità anche interna rispetto ai cristianesimi orientali e le differenze e i punti di vicinanza che ci possono essere con le altre religioni monoteiste. Quindi, non so, se avete delle domande al professore del modulo in particolare... dentro anche alle teorie antropologiche, sociologiche, come metodologia di approccio. Questi moduli non sono destinati solo ai professori di religione, sono destinati, vorrei chiarirlo, ai professori di filosofia, ai professori di storia, ai professori di lettere. Qualsiasi professore può adottarne uno o due in modo da poter non essere in contrasto con l'insegnamento della religione. Se meglio della religione cattolica nelle scuole, appunto di un concorso fatto a Piazza, a proposito di questo, volevo ricordare come ogni pagina di ogni modulo ha, come diceva il dottor Labis, una domanda, una questione, una parte interculturale e interdisciplinare, proprio perché abbiamo cercato di collegare le varie tematiche trattate a dei temi presenti all'interno dei corsi curriculari, per esempio alla storia, alle scienze sociali, alla storia dell'arte, alla filosofia, proprio per creare dei ponti, per utilizzare la religione e la storia delle religioni e le produzioni culturali e religiose come ponte per conoscere l'altro.
Quindi giustamente non è volto a sostituire l'ora di religione, assolutamente no, ma ad integrare, cercando di vedere le ricchezze che ci sono nelle altre tradizioni culturali con cui noi interagiamo quotidianamente e cercare di smontare alcuni stereotipi che spesso invece portano, fondano anche la formazione dei nostri ragazzi, come mi è successo spesso a scuola. Grazie, grazie. Il tempo che mi stringe, vorrei dare la parola al nome del giorno, che ringrazio di essere venuta da Torino. Maria Chiara Giorda è docente, è venuta di Torino ed è una precursrice, io mi impartino, e cioè uno dei studiosi in Italia più affidati e più autorevoli sul problema dell'insegnamento delle regioni delle scuole. E il Comune della Torino apposta per partecipare a questa nostra riunione di giorno che siamo, particolarmente per me un piacere e una gioia averla con noi ascoltata. Grazie. Grazie mille. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono contenta di poter parlare degli insegnanti di scuola superiore. Io anche sono stata, continuo a fare l'insegnante con un doppio profilo, anche perché mi è capitato sia di insegnare nella A51, A051, A052, quindi insegnare le materie umanistiche, ma anche di insegnare facendo dei percorsi di storia delle religioni nelle scuole superiori, sia in alternativa, come ora alternativa all'ora di religione cattolica per coloro che non si avevano scelto di non avvalersi, sia anche però proprio come sperimentazioni particolari fatti grazie a un accordo dell'Università di Torino con alcune scuole superiori, licei, istituti della mia città. Quindi direi che insomma è da un po' di anni che il tentativo, che davvero condivido con i colleghi qui presenti, di creare dei ponti tra le scuole e l'università, credo che nel nostro piccolo stiamo cercando di concretizzarlo, di metterlo in atto, e finora tutte le volte che ci siamo riusciti io devo dire che ha dato ottimi frutti, sia per gli insegnanti docenti sia anche per gli studenti, e credo che questo sia una delle particolarità già stata messa, scusate se stare in piedi perché preferisco, una delle peculiarità che apprezzo particolarmente di questo progetto, e quindi il fatto di provare a mettere insieme una ricerca che va avanti, che fa dei progressi, perché le nuove generazioni di studiosi arrivano laddove magari i loro maestri non sono arrivati, ma nello stesso tempo il poter, grazie, scusate, sono abituata a parlare in piedi, ma anche appunto il poter divulgare e parlare alle generazioni ancora dei più piccoli. Allora vorrei partire, il mio intervento sarà un po' per spiegare perché secondo me, secondo noi è importante e trasversale questo, uno strumento unico, quello di trattare la storia delle religioni, quello che altro chiamano i religious studies, le scienze delle religioni, anche a partire dalla scuola superiore, non solo arrivando alla formazione di terzo grado per chi sceglie certi tipi di studio. Allora, se io devo motivarci sul perché per noi è importante, parto proprio dalla realtà in cui viviamo, dalla nostra società, dicendo che è un dato di fatto, una peculiarità, una doppia peculiarità che attraverso cui io vorrei definire l'Italia del 2015 in cui tutti ci troviamo immersi, e cioè una società che sia plurale sia anche molto analfabeta. E allora il progetto che presentiamo oggi è uno strumento per conoscere il pluralismo e per combattere l'analfabetismo. La dico così, usando appunto questi due termini che mi servono proprio da spunto di riflessione, da punto di partenza. Ho proiettato questa copertina, Time, giornale settimanale che immagino tutti conosciate, da decenni vendutissimo non solo negli Stati Uniti. 1966, 8 aprile,
Quel giorno esce questo time che vedete proiettato con questa copertina che verrà definita poi decenni dopo, siamo già nel 2008-2009, una delle 10 copertine di riviste che hanno scioccato il Novecento, con questa scritta Is God Dead? Ma Dio è morto? Siamo negli anni 60 e c'era un paradigma che non solo andava di moda, ma era accettato da tutti gli umanisti, sociologi, politologi, storici delle religioni, antropologi, e cioè la morte di Dio, la secolarizzazione avvenuta. Dio non avrebbe più rappresentato un punto di riferimento per le società, in particolare occidentali, se così le possiamo chiamare. E Dio, e quindi la religione, sarebbe stata destinata a scomparire, a svanire, perché l'uomo non avrebbe più avuto bisogno di quei riferimenti. Quindi, pieno anni 60, il modello della società, come si chiamava allora, secolarizzato, totalmente secolare, convinceva tutti, tanto da creare un dibattito che uscì dall'accademia, uscì dai circuiti culturali più ristretti e invase veramente, non dico i mass media, ma sicuramente un livello di divulgazione molto più ampio, tanto da finire sulla copertina di una rivista con una tiratura come quella del Time. Dentro questo numero monografico si trova infatti una sezione fatta di contributi di specialisti diversi, anche dei giornalisti, che si domandano se davvero Dio è morto e se la secolarizzazione ha fatto il suo corso, è avvenuta completamente, con giudizi un po' differenti, ma tutti abbastanza in quella filiera. Punto di domanda però, perché meno male che hanno messo un punto di domanda, perché il punto di domanda in questo caso non è domanda totalmente retorica, perché passeranno pochi anni per far rispondere a quelle stesse persone che erano tutte d'accordo nel dire che la società era divenuta secolare, che invece non era divenuta secolare, perché is God dead? No, he's not dead, non è morto, ma è vivo, ma è presente, ma ha dato vita a forme differenti di quella che noi chiamiamo religione e, meglio ancora, di quelle che noi chiamiamo religioni al plurale. Quindi Dio stava per morire forse negli anni 60, ma passano pochi anni di dibattito, ma soprattutto passano pochi anni in cui però succedono dei fatti che a livello globale segnano, da un punto di vista storico-religioso, le nostre società. E non penso solo agli Stati Uniti d'America, dove questa copertina aveva fatto furore, non pensiamo solo all'Europa, ma davvero al mondo tutto. Perché se ci pensate, faccio ovviamente dei professori la lezioncina di storia degli anni 60 e 70, ma catturo la vostra attenzione su alcuni dei movimenti che negli anni 70, inizio anni 70, per tutto il corso del decennio, smossero tantissimo e cambiarono le sorti del panorama religioso globale, che a partire da quel momento lì non diventa più una società secolarizzata, secolare, in cui Dio non esiste più, ha finito di avere una funzione nella vita degli uomini e delle donne, ma anzi Dio diventa tanti dei, tante divinità, Dio diventa plurale, perché il punto di riferimento non è più solo uno, è soltanto uno, quindi il Dio del cristiano, ma diventa anche il Dio dell'Islam, diventa anche, c'è sempre stato, il Dio degli ebrei, e diventano anche via via delle pratiche, dei culti, delle modalità di vivere la religione che fino a quel momento lì era stato impensabile. E anzi, tanto per anche ritornare ai moduli di cui prima, sempre a pensarci bene, proprio negli anni 70 che iniziano su scala globale quei fenomeni che noi oggi identifichiamo e chiamiamo come fondamentalismi. Fondamentalismi in tutte le tradizioni religiose, perché negli anni 70 che rivoluzione in Iran islamica, l'Ayatollah Khomeini che prende il potere e che agli occhi di tutti diventa una figura di riferimento, e di lì si innescano alcuni gruppi che poi faranno strada nei decenni successivi.
preso spunto anche da certi modelli di intendere la rivoluzione islamica, ma anche sono gli anni in cui si formano i partiti della destra in Israele legati in un certo modo di intendere l'ebraismo e quindi che noi oggi chiamiamo gruppi di fondamentalismo ebraico. È negli anni 70 che si formano alcuni partiti nell'India induista, pacifista, violenti, legati al valore dell'Hindutva, la terra, la lingua, la religione, il territorio, la cultura indiana. Ancora è negli anni 70 che si forma la Moral Majority negli Stati Uniti d'America e quindi tutto il grande fenomeno dei telepredicatori legati al fondamentalismo protestante evangelico. Quindi non solo Dio non muore, ma anche la religione, le religioni tornano alla ribalta, diventano dei fenomeni anche più preoccupanti, più pericolosi, più da decifrare, da conoscere di prima, diventano complesse, diventano plurali e cominciano a risemantizzare il loro modo di stare al mondo, il loro modo di popolare la vita delle persone in maniera differente, tanto che noi oggi crediamo che la società non sia una società secolare in cui la religione non conta più niente, ma in cui le religioni al plurale, come dicevo in partenza, hanno una funzione importante nella vita di tante persone, non di tutte ovviamente, perché ci sono le stime, per quanto facciano acqua da tutte le parti, fa sempre acqua da tutte le parti, fa contare le teste. Continuano ovviamente a esserci persone che si definiscono atee o si definiscono agnostiche, ma continuano ad esserci affiliati a comunità, gruppi, tradizioni, correnti religiosi sempre più numerose, sempre più complicate, con dei rapporti sempre più complicati. E per non tediarvi su questo, due considerazioni. La prima, per me importanti, è che le religioni hanno un ruolo sia nella vita dei singoli, ma anche nella vita delle collettività, perché le religioni per definizione formano delle comunità, formano dei gruppi che poi hanno un potere culturale, sociale, politico nelle società in cui agiscono, in cui si diffondono, in cui vivono. E quindi sia dal punto di vista del singolo individuo, sia dal punto di vista della collettività, credo che sia un elemento importantissimo che ci aiuta a capire la società in cui viviamo. E faccio degli esempi, ma pensando davvero anche agli studenti. Il percorso del singolo segnato da un percorso religioso cambia il modo di stare al mondo dell'individuo. E che cos'è interessante dal nostro punto di vista? Che strumenti come questo credo ci aiutino tantissimo a leggere, ad interpretare. Che ci sono forme sempre più varie, variegate e complesse di aderire a una religione. C'è una figura che io trovo particolarmente chiara e molto facile perché rappresentativa, che è una doppia figura che usa una sociologa contemporanea di Parigi, Danielle Hervieux-Léger, scrive questo libro, sono passati ormai 7-8 anni, che si intitola Il pellegrino e il convertito. E lei trova nella figura del pellegrino e del convertito il modello tipico del credente del terzo millennio, cioè il pellegrino, colui che a tappe si avvicina a una meta. Oggi non si muore, non si nasce, non si muore più nella stessa tradizione religiosa. Può capitare, certo, ma molto meno di una volta, in cui dalla società italiana di 50, 60, 70 anni fa, tendenzialmente, se uno nasceva in una famiglia cattolica, più o meno ci rimaneva. Oggi sono talmente tante le proposte, le alternative, le cose nuove che si possono conoscere, che percorsi a tappe, passando da pezzi diversi, perché c'è più libertà di scelta, questo è un altro elemento importantissimo. Ma anche il convertito, legato sempre al pellegrino, per questa ragione ci si converte da una religione all'altra, da niente a una religione, da una religione a niente, in una cornice di libertà religiosa per il singolo molto più
radicata, molto più profonda, molto più semplice anche per tanti versi da gestire. C'è il cosiddetto modello che ai sociologi piace dagli anni 70, sociologi della religione, del supermarket delle fedi. Siamo in un supermercato in cui ciascuno può prendere il prodotto che desidera a seconda delle sue esigenze, a seconda dei periodi della vita che sta passando, componendoli anche. Pensate quante persone si dichiarano magari cristiane cattoliche, però poi fanno yoga e leggono per i testi di meditazione buddista, perché in momenti magari particolari difficili serve anche quello. Quindi varietà, complessità, difficoltà anche allora di capire, di comprendere, di leggere le esperienze religiose rimanendo sulla singola persona che sceglie, che salta, che può muoversi più liberamente. Ma poi credo che interessi a tutti in quanto educatori il piano collettivo, il piano della comunità e quindi la conciliabilità o inconciliabilità alle volte dei diritti, delle leggi sacri di gruppi religiosi con le leggi civili. Non credo che sia passato per la mente a nessuno e non è sicuramente intenzione di questo progetto fotografare le abitudini e le pratiche religiose come una bella tradizione da sagra di paese in cui ciascuno presenta le sue tipicità, i suoi prodotti, le sue modalità di stare al mondo. Ecco, no, nel senso che per fortuna anni di studio e di lettura dei testi e anche alle volte di sofferenza, di incomprensione ci portano a pensare che ci siano anche delle questioni vive, aperte, che sfidano certi sistemi anche democratici in cui crediamo, certe modalità di intendere le congregazioni umane, le collettività. E quindi anche problemi, questioni aperte, inconciliabilità, impossibilità della legge, e penso per esempio all'Italia, di gestire certe situazioni. In Italia abbiamo alcuni articoli della Costituzione che trattano di religioni, ovviamente come è gestito il rapporto dello Stato italiano con la Chiesa Cattolica, con le altre confessioni religiose, il caso delle intese, sono tante, ma non tutte ovviamente, fino a dove si può spingere la libertà di culto in pubblico e in privato. Alcuni cenni intelligenti ci sono. Tra l'altro fa sempre piacere ricordare che l'Italia è un paese laico, sì, ma formalmente laico dal 1989, perché abbiamo aspettato un decreto che ce lo mettesse per iscritto il fatto che si può parlare di laicità in Italia. Ecco, manca una legge sulla libertà religiosa, esiste in altri paesi, in Italia non ce l'abbiamo, quindi una serie di non dettagli secondari, ma di elementi importanti. Cito, ma veramente, tanto per rimandare la nostra testa ad alcuni episodi, ma pensate a ogni quanto sempre più spesso cresce la polemica e si legge sui giornali di costruzioni di moschee che provocano terremoti politici e sociali in città diverse del nostro paese. Perché? Perché non esiste una legge, perché è rimandata alle autorità locali, perché assessori e sindaci diversi possono gestire in maniera diversa le cose. Allora, anche lì noi non siamo giuristi, però capire qual è il vero senso della costruzione di una moschea, che cosa significa moschea, che cosa significa minareto, far capire a dei ragazzi che senso ha il luogo di culto dentro certe comunità religiose, io credo che ci aiuti tutti a partire dal presente e leggere il presente. Aggiungo ancora un altro pezzo della riflessione, pensando anche alle discipline che si insegnano a scuola. Ecco, tutto questo, che se è vero che negli ultimi 30 anni almeno si è, come diceva anche Giuliana prima, si è reso più vivo, più presente, più quotidiano anche per i flussi migratori in cui il nostro paese si trova protagonista, beh, non è un fatto solo recente, perché quel pluralismo lì da cui sono partito è un fatto storico, è un fatto che accompagna il nostro paese da decenni, che vanno molto più indietro che gli anni 80 e 90, e che è risalente anche precedentemente alla formazione e diffusione della
religione di maggioranza cristiana cattolica, basta citare i resti delle prime case di preghiera, sinagoghe ebraiche ritrovate ovviamente antecedenti alle chiese cristiane. Se ci pensiamo, 1848, Statuto Albertino, concessione dei diritti civili e religiosi agli ebrei e ai valdesi, per quello proprio il momento storico in cui giuridicamente viene fissato nero su bianco il fatto che il pluralismo religioso sia un dato di fatto storico, giuridico, amministrativo, politico con cui si deve avere a che fare, volenti o nolenti. E quindi, ecco, credo che il fatto che ci troviamo dentro una società plurale sia il punto di partenza importante che mi fa dire, beh, se fossi un insegnante apprezzerei il fatto di avere a disposizione degli strumenti per poter, secondo aspetto della mia riflessione, decifrare quel pluralismo. Perché? Perché siamo tutti analfabeti, mi metto assolutamente nel mucchio, ancora di più lo sono i nostri studenti, tra diffusione di pregiudizi, immaginari collettivi incredibili, cose che non si vogliono neanche imparare a sapere. Immaginario collettivo, subito, insomma, il primo che mi viene in mente, modulo sui modulo sui fondamentalismi, se puoi, grazie. Siamo in un modulo in cui fondamentalismi al plurale e già ci dà una forte direzione su dove dobbiamo andare, lo citavo anche prima. Se io chiedo in una classe di ultimo anno di liceo classico, quindi percorso magari già anche fatto, in tempi come questi, ma anche giustamente, perché non è l'immaginario collettivo schizofrenico e totalmente inventato, assolutamente non voglio dire questo, però se io dico fondamentalismo, voi a che cosa pensate? Ma tutti, ma ovviamente in buona parte anche normalmente pensano a un kamikaze islamico che si fa esplodere, normale, normalissimo, ancora più negli ultimi mesi. Però ragionare sul fatto che la storia dei fondamentalismi è una storia plurale, è una storia che esiste in tutte le tradizioni religiose, anche in quelle che ci sembrerebbero le più, tra virgolette, anche se non mi piace dirlo, pacifiste, e quindi l'induismo, il buddismo, hanno dei virus di violenza fondamentalisti dentro tutte quante. Hanno una storia, hanno dei protagonisti. Il termine fondamentalismo nasce in ambiente cristiano protestante. Sono quei protestanti che nel 1895 si incontrano a Niagara Falls a definire i fondamentali della fede cristiana, che innescano la storia del fondamentalismo cristiano. E di lì in avanti una storia molto bella, molto appassionante, fatta anche in questo caso di immagini che ci aiutano a far riflettere che cosa significa trattare un tema come quello del fondamentalismo e dei fondamentalismi ragionando sul fatto non che ce n'è per tutti, ma che davvero possiamo acquisire dei saperi che ci aiutano e ci permettono di avere degli strumenti storici per leggere anche la realtà contemporanea in cui viviamo. Pluralismo in Italia, tanto per non fare delle riflessioni troppo generiche, che è sempre più complesso, sempre più sfaccettato, a seconda, dicevo, dai numeri, che è sempre faticoso, però le stime più recenti e più affidabili anche da un punto di vista scientifico, Caritas e CESNUR, Caritas che ogni anno fa il rapporto sui migranti in Italia, CESNUR è un centro studi sulle nuove religioni di Torino, più o meno si arriva ad avere una stima per cui il 5-7% dei cittadini italiani pratica delle religioni che non sono la religione cristiana cattolica. Se pensiamo ai residenti, sono già 25-27%, quindi anche qui un rapporto differente a seconda di ovviamente come si guarda la questione. Certo è che la religione principale cristiana cattolica ha un rapporto sempre più
complesso, perché sempre più i gruppi religiosi occupano il territorio, si diffondono e crescono in numero. Basterebbe citare degli ultimi fenomeni davvero importanti anche da un punto di vista numerico, il pentecostalismo legato al cristianesimo, le cosiddette chiese etniche, protestante evangelico, molto radicato in Sud America e in Sud Africa. Ovviamente flussi migratori lo portano anche a radicarsi in Italia, e c'è una stima di aumento di queste comunità, di vera e propria costruzione o crescita di queste chiese etniche pentecostali in maniera esponenziale anno dopo anno, per non parlare appunto di religioni che arrivano da parti diverse del mondo, da storie differenti. Quindi pluralismo come dato di fatto, quindi a me interessa saperlo perché è un pezzo della nostra realtà, perché come io lo paragono spesso al dibattito che si fa a scuola, nella scuola italiana da almeno 150 anni sull'educazione civica. L'educazione civica serve, deve essere una materia specifica, si deve insegnare l'educazione civica diffusa in tutte le materie. Non entro nel merito del dibattito, mi interessa però pensare che se ho degli studenti che seguo per 3, per 5, per 2 anni, se non sanno chi è il Presidente della Repubblica, come funziona il Parlamento, come funziona l'amministrazione di un territorio, ecco, forse ho contribuito un po' meno a costruire un pezzo del loro sapere. Il pluralismo religioso non è ovviamente l'unico tratto della nostra società, però è una fetta importante ed è un aspetto che dal nostro punto di vista è importante sia dal punto di vista del singolo individuo, quindi la crescita dello studente, i rapporti con la sua famiglia, ma anche da un punto di vista invece più sociale e collettivo, sapendo che ci sono tanti modi diversi, che nella nostra vicina Francia, per esempio, hanno proprio scelto di non dedicare un'ora specifica all'ora di storia delle religioni, ma di insegnare il fatto religioso spalmato dentro le varie materie. Quindi un tot di ore all'anno l'insegnante di italiano, francese in quel caso, ma anche quello di scienze, quello di filosofia, quello di storia, dedica un sapere specifico, perché si reputa anche nella laicissima Francia che quel sapere lì sia un sapere particolare, con una sua autonomia disciplinare e scientifica, a cui vale la pena dedicare delle ore, vale la pena dedicare del tempo, perché fornisce un sapere che poi appunto in università è conosciuto di fatti, con cattedre che si occupano di questi contenuti. Io, scusate, non vi annoierei oltre, però mi interessava provare non a fare né una lezione né una conferenza, ma un ragionamento sul perché da un punto di vista sia educativo e sia di contenuti reputo importante avere degli strumenti e provare a dedicare un po' di tempo sfruttando gli strumenti che in questo caso direi sono insomma più che piacevoli da sfruttare, perché chiari e perché a portata di mano. Vi ringrazio, mi fermerei qui e ovviamente domande, commenti. Perché dobbiamo anche valutare di giustificare all'interno dell'azione curricolare le scelte che noi andiamo a fare, le proposte che sono gli studenti. Io penso di poterne provare uno, non garantisco di poter provare di più. Due osservazioni, interessantissime tutti i vostri interventi, stimolanti, condivisi da più di un punto di vista. Delle osservazioni operative, uno, se mi permettete, proprio in maniera modesta,
Io suggerirei di rivalutare o di valutare i colori per l'accessibilità dei testi. Celestino e Giardino sono belli, però non sono facilmente leggibili. E poi c'è solo una questione tecnica. Può essere, è semplicemente il proiettore. Ma io immagino che poi in classe avrò uno schermo che farò vedere queste cose. Sì, sì. Quindi potrebbe essere un fattore positivo. Ma non è successo proprio questo. E poi l'altro elemento, che anche questo è di carattere proprio completamente didattico, nella nostra attività noi siamo chiamati a esprimere una formulare una valutazione, che è diciamo anche una parte molto difficile del nostro lavoro, perché non deve essere una valutazione di tipo burocratico, cioè possiamo farla di tipo burocratico, ma è interessante invece quale sia il miglioramento, la posizione in termini di contenuti, di competenze, di consapevolezza dello studente rispetto all'attività che stava fatta. Avete pensato ad un supporto per i docenti in questo senso? Ossia, come misurare il raggiungimento degli obiettivi? Fare delle proposte così operative riguardo alla valutazione. Qui lei diceva l'Università di Salamanca, l'università più legata alla scuola. Allora, la didattica, quindi per sentire se abbiano... non gli obiettivi, il come... Fare delle proposte di valutazione, okay. Cioè è vero che poi tutto deve essere così declinato secondo le nostre esigenze, quindi poi anche la valutazione risente degli obiettivi che noi ci siamo posti, però dare un orientamento, delle indicazioni, fare delle proposte operative per la valutazione potrebbe essere interessante. Sì. Non è dunque esattamente a come valutare effettivamente gli obiettivi che noi abbiamo ipotizzato che potessero essere più moduli, non l'abbiamo fatto, anche perché essendo noi dell'università non abbiamo un approccio così strettamente didattico, di qui che effettivamente entra in gioco la collaborazione dei professori. Certo, possiamo anche provare a dare delle... così come abbiamo fatto delle proposte di esercizi di competenze che sono divise in conoscenze, abilità e competenze, sì, conoscenze, abilità e competenze, e possiamo anche effettivamente provare a dare criteri di valutazione anche più, come dire, facilmente utilizzabili in termini, diciamo, quantitativi. Lì ci dovreste orientare voi, perché siete abituati alla tipologia di valutazione, ai linguaggi di valutazione, agli schemi, ai parametri di valutazione, più di noi. Quindi sarebbe un aiuto dei professori, dicendo che carta di valutazione potremmo suggerire di mettere questi parametri, questi schemi, eccetera. Perché non siamo a ragione, Giovanni, non siamo abituati a questo. E questo è il lavoro con cui voi ci dovete nettamente aiutare. Queste cose poi di fatto si sono utilizzate in un altro contesto che non è il nostro. Come dicevo prima, alla fine della sperimentazione, il questionario di come è stata strutturata la lezione, là c'è anche, ci sono varie voci, dal come viene strutturata la classe a gruppi, lezioni frontali, dicendo, alla fine c'è anche modalità di valutazione. Quindi ci sarà queste cose più appunto sulla pratica della didattica e della lezione, e qua che entrate in gioco voi. Noi possiamo provare certo a fare dei suggerimenti, però chiaramente siamo curiosi, e anche per aumentare la qualità di questi suggerimenti siamo curiosi di sentire le vostre opinioni, le vostre considerazioni. Vi saluto, vi ringrazio. Grazie. Grazie a te. Volevo aggiungere una piccola cosa: all'interno non abbiamo previsto una griglia valutativa, però all'interno dei moduli vi sono dei suggerimenti di attività che aiutano poi una valutazione attraverso modalità cooperative di lavoro. Per esempio, uno all'interno del modulo della migrazione della diaspora, una delle attività
in seguito alle lezioni frontali e in seguito agli stimoli proposti anche a partire dalle domande, è suggerita un'attività da far svolgere ai ragazzi in collaborazione con i docenti. In particolare ho suggerito una passeggiata alla luce delle, dopo aver messo a fuoco quali sono le categorie e trattate nel modo, una passeggiata nella città è la possibilità di fotografare, registrare, riprendere e guardare con occhi diversi il proprio paesaggio cittadino e riportare queste fotografie, questi spunti nati da una passeggiata nuova con occhi nuovi fatti in città, discuterne in classe attraverso una discussione guidata dal docente a partire proprio dalle tematiche prese in esame. Questo io già l'ho fatto. A Palermo abbiamo fatto un film addirittura, un film documentario, perché la classe era stata divisa in gruppi. Ciascun gruppo presentava ai compagni gli esiti delle proprie passeggiate e alla fine hanno fatto un film documentario. Quindi la valutazione poi è stata più facile a partire proprio dall'azione concreta dei ragazzi che lavoravano insieme ai compagni. Questo è stato possibile. Alla fine, con un progetto finale, un anno è stato un documentario, un altro anno una canzone scritta proprio alla base del lavoro svolto in classe insieme. Quindi non è una griglia di valutazione, però comunque è un esito concreto di un lavoro fatto in classe. E io, se posso, qualche altra informazione di un po' più tecnico. Dunque, per chi è interessato a collaborare, questo progetto prevede delle azioni di supporto per gli insegnanti che vogliono collaborare con noi. Come dicevo, c'è questa piattaforma, questo spazio nella piattaforma eQueening, a cui vi potete iscrivere. E vi chiedo scusa perché la procedura è un po' complicata, però vi possiamo seguire in tutto e per tutto. Se andate sul sito, ci sono progetto, azioni di supporto degli insegnanti, qua c'è il link per la piattaforma di eQueening. Su Join Us ci sono tutti i passi da fare per poter entrare in questa piattaforma. Utilizzo l'account di una collega, non essendo io un insegnante non posso entrare. Avete per esempio, ci sono i file di work in progress di vari moduli che potete vedere man mano che vengono costruiti, potete insomma anche dialogare, contattare gli altri insegnanti, perché ci sono anche gli insegnanti delle altre università, gli insegnanti francesi, gli insegnanti tedeschi, e alla base di tutto c'è l'email del progetto, che è fatta anche per supportare gli insegnanti, ma chiaramente se è possibile, utilizzando questa piattaforma, per noi è un po' più semplice perché possiamo avere un controllo più centralizzato. In ogni modo, cerchiamo di dare il massimo supporto possibile agli insegnanti. Questo seminario è una delle azioni di
una delle prestazioni di supporto affinché la sperimentazione possa risultare il più facile, cioè, sperimentazione di coinvolgimento e la collaborazione in questo progetto possa risultare il più facile possibile per voi insegnanti. Ecco, anche riguardo ai mondi, uno dei mondi sono 20, ma è un numero aperto, 20 perché il progetto dovete decollare e per fare i conti di minorità, ma i moduli tematici possono essere aumentati, anche qui i suggerimenti vostri sono i benvenuti, perché noi abbiamo cominciato a delineare i moduli, diciamo, problematiche che mettono a fuoco un problema, attraverso questo problema voi potete utilizzarlo nelle classi, però nulla vieta di poter aumentare il numero delle, se voi tenete conto che certi temi sono fatti sentiti dai giovani, ce lo dite e noi ci ritiamo solo fatto, possiamo creare col tempo un modulo. Posso? Sì, certo. Allora, io sono Daniele Marcuglia e sono il referente di questo progetto per il liceo Canova e sono uno, come loro sanno, di quelli che fin dall'inizio hanno aderito e hanno voluto e credono in questo progetto e che ha provato e che sto provando a sperimentare nelle mie classi. E, niente, cosa volevo dire? Beh, intanto una cosa sì, veramente vi prego, il colore e l'ampiezza anche dei caratteri, perché anche stamattina non i ragazzi, ma i professori non riusciamo a leggere quello che c'è scritto. Stamattina stavo utilizzando il modulo, quello sui fondamentalismi, e sicuramente io avevo il PC, quindi davanti al PC leggevo tranquillamente, ma i ragazzi che vedevano proiettata il testo non riuscivano assolutamente, vi assicuro che non si riusciva a leggere per le dimensioni, ma soprattutto per il colore e del carattere, quindi veramente questo è un invito a mettere in meglio un colore più leggibile. E sì, perché anche tu vedi, anche si ingrandendo, certo va meglio, però comunque non si legge, insomma, perché il colore è troppo chiaro. Ecco, ma a parte questa cosa tecnica qua, credo che siccome si è parlato fino sempre di licei, credo che forse ci sia anche qualche altro insegnante che non è delle superiori, giusto? Esatto, perché allora magari penso di farmi carico di una vostra domanda, siccome nelle adesioni mi avevano specificato questa cosa qua, quindi giro a nome loro, credo, la domanda. Come possono gli insegnanti di altri ordini di scuola utilizzare questi moduli? Semplificandoli, io secondo me sì, è possibile farlo, non so, secondo voi, certo sono stati pensati giusto per iniziare con i superiori, ma moduli sì, diciamo che no, è l'insegnante che fa la mediazione didattica, giusto? Assolutamente. Prende l'immagine, prende il video, sto testando i bambini, le immagini, possono essere per la prima, sono così strumenti più suggestivi che possono organizzare. E poi ad esempio la scuola primaria in quarta e in quinta già la didattica delle altre regioni si fa. Ora i testi sollecitano già dalla prima di parlare e di argomentare rispetto alle altre regioni. E poi riguardo ai testi ci possono essere gli spunti che possono così ritirarsi dei progetti che si vogliono intraprendere, però come materiale di consultazione per gli studenti è di livello di quella. Sì, dunque il materiale di la consultazione chiaramente è per l'insegnante. Ci sono strumenti sì, che noi poniamo per l'insegnante, cioè che non dovrebbero essere utilizzati senza l'insegnante. Certo. Infatti la maggior parte del testo, cioè questo è il testo per l'insegnante. Ed è sicuramente interessante. Cioè abbiamo distinto tutte le insegnanti per studenti. La parte per gli studenti è proprio, è solo il, sono queste le immagini, le immagini di didascalie, questo è quello che abbiamo pensato per gli studenti. I testi potrebbero essere un po' difficili effettivamente. E ecco, dipende anche dalla strumentazione che c'è nelle scuole in cui si lavora. Sì. Nella mia in particolare ci sono delle linee, delle aule, quindi le linee, visto che funzionano molto bene. Facciamo già una didattica di questo tipo nella scuola dove opero, e non in tutte le scuole.
Però se posso io non scoraggerei, anzi vi incoraggerei a usare questi strumenti. Anche perché se posso dire una, io vedo anche ragazzi, quarto, quinto anno di liceo, che le uniche cose che ricordano del buddismo gliele hanno detto le insegnanti della scuola primaria. Allora vuol dire che Sì, certo noi non... Non è che noi invitiamo assolutamente, noi abbiamo pensato, ma come dire, per nostra semplicità, scrivere qualcosa per il liceo, perché scrivere qualcosa per le medie sarebbe... Abbiamo avuto bisogno di conoscenze, di didattica che possa... Sarebbe addirittura quasi un altro progetto, un altro progetto. Un altro progetto. Però... La professoressa Mariocchi che lavora nelle elementari ha detto perché non lo fate anche per il elementare. Però hanno bisogno di un supporto di pedagogia, cioè di esperti di pedagogia. Però se una professoressa riesce a fare una mediazione linguistica anche con una mediazione didattica, anche con questi moduli, per noi va benissimo. Anzi, molto interessante. Molto interessante. Probabilmente ci arriveremo a fare un'opera per i professori. Sì, solo una curiosità, il contributo che poi i docenti della secondaria e superiore sono chiamati a dare può essere anche un contributo di contenuti oltre che feedback sulle attività, oppure non è prevista una parte attiva di scrittura dei contenuti per quanto riguarda, magari anche a partire dall'esperienza in classe per quanto riguarda gli insegnanti della secondaria? Dunque, questo allora, i contenuti, sarebbe bello poter migliorare i contenuti. È una questione poi anche di catena di montaggio, che alla fine dell'anno scolastico avremo tutti i feedback e l'idea è di poter migliorare il più possibile fino alla fine del progetto, ossia dicembre, i moduli. E quindi eventualmente sì, se per esempio c'è un testo per l'insegnante che si reputa troppo difficile, e si può certo offrire un'altra versione e vediamo se riusciamo col tempo e con tutto anche il lavoro che ci vuole, perché certo. Poi questo dovrà essere tradotto in inglese e spedito a tutte le altre partner che la possono tradurre in inglese dentro il mio mondo. Però sicuramente sì, ogni... Oppure se lei ha dei suggerimenti di testi o dei suggerimenti può benissimo dire, siamo tre nuclei che lavorano sui moduli e ce li passiamo, quindi questo va, questi suggerimenti vengono vagliati e se i gruppi concordano la comunità di mente viene subito inserito. Sì, pensavo insomma, se un docente prima parlavate di un processo di peer review, quindi in ogni caso all'interno viene di verificare se un docente vuole provare o se la sente di allargare un contributo, aprire un contributo in uno spazio nuovo e ritrova insomma in base a un format e a regole editoriali del progetto a creare un proprio contributo che poi viene verificato, se la cosa è possibile insomma. Certo, poi aspetteremo anche un feedback delle, siamo preoccupati perché il livello è mirato per adesso sui licei, però dovremmo provare con i studenti. I professionali tecnici. E quindi quella sarà una sfida interessante da vedere come leggeranno. Avremo anche difficoltà con i genitori, non li abbiamo sottovalutati, cioè non avevamo calcolato i genitori, ma attentamente lavorando su questo. I genitori, perché essendo un'università non abbiamo il problema del rapporto diretto con il genitore, invece è il corso che l'insegnante ha. Il problema sarà anche, lo sottolineeremo, di guidare il docente alle due possibili reazioni del genitore o del genitore che viene protesto, dice come vuole convertire il figlio al buddismo, perché ho sentito che lei in classe ha parlato delle lezioni più delle possibili reazioni, oppure della famiglia molto credente sempre si parla proprio di zone che non viene espressa da un membro istituzionale della gerarchia religiosa, cioè sono imam, eccetera. Sono relazioni possibili, se mai non avverranno, ma dobbiamo preparare la gente
sorta di interpretazione, c'è lo stesso interesse di educatore della famiglia. Io mi scuso sulla libertà di tale, una domanda inopportuna, però nei vostri modi c'è anche un riferimento alla trasversalità di certe tematiche, di certi concetti, di certe pratiche, di certe credenze, non so se c'è, io non l'avevo visto, perché in generale i miei ragazzi quando parlano di religione ne parlano solo in termini di scontro, cioè sembra che nel momento in cui parliamo di religione vediamo lo scontro, lo scisma, la divisione e quindi la difesa nei confronti dell'Islam, l'espulsione delle minoranze e le lotte interne. Tutto questo è anche purtroppo forse è dovuto ai manuali di storia, no? Dove noi presentiamo la riforma protestante come un momento di rottura forte all'interno del mondo cristiano, altro, così si fa insomma in qualche modo per sottolineare l'aspetto rivoluzionario, il cambiamento. Però poi di fatto quello che rimane dei contenuti storici o anche filosofici è che le religioni fondamentalmente non vanno d'accordo, mentre perché conoscitore delle religioni vanno molto d'accordo, e quindi sentivo proprio ieri una trasmissione dove si diceva io sono un buon cristiano, per questo apprezzo l'Islam, e sono frasi che dette ai nostri ragazzi potrebbero sembrare assurde, come se sei un buon cristiano devi odiare l'Islam. Questo passa, diremo così, nel messaggio corrente. E di fatto i ragazzi pensano di sottrarsi al lutto tra le religioni non avendone nessuna. Nel senso di dire, trattare il tema di Dio è trattare di un argomento che insomma appassiona qualcuno fino ad arrivare allo scontro, però rimane una materia all'interno della quale insomma non è possibile trovare accordo, non è possibile trovare motivi validi per credere, perché alla fine tutti hanno ragione, tutti hanno torto. Quindi è un po' questo che è difficile con i nostri ragazzi, io vedo con i miei, quello di suscitare veramente l'interesse e se vogliamo anche una condizione di apprendimento proficua rispetto all'eliminazione del pregiudizio, perché si pensa che eliminare il pregiudizio sia accantonare il problema, non ne parliamo proprio, ma che ci frega della religione, che cosa viene a dirci, che cosa viene a proporci. Tutto sommato i ragazzi così oggi rispondono, mentre altri ragazzi, io parlo dei nostri, altri ragazzi rispondono a certi vuoti di relazioni o di integrazione proprio con questa adesione alla fede, e sono sempre ragazzi che vivono nella nostra società occidentale. E secondo me tra i due comportamenti non c'è grande differenza, pur sembrando in situazioni opposte, i nostri che si disinteressano della religione e gli altri che si addestrano per combattere. Cioè, per me la radice del comportamento, sia del rifiuto che dell'adesione, è la stessa, nel senso che manca la capacità di gestire il pregiudizio in un senso o in un altro. Quindi considero fondamentale una formazione in questo senso storica e anche filosofica, religiosa, sociologica. Ecco, tutte le vostre proposte sono assolutamente importanti, però lo strumento, diremo così, di cui poi io a volte ho proprio bisogno è questa possibilità di comparare in tempi brevi, a volte a me non più religioni, più culti, più pratiche, anche le feste. I nostri ragazzi girano per il mondo e le feste religiose sono diverse. Adesso che volevo un po' rispondere. Mi raccontano per esempio del Capodanno cinese, noi abbiamo ragazzi che studiano il cinese, quindi dicono fanno tipo le cose troppo assurde per il Capodanno cinese, questi che roba fanno, vanno tutti dai pareti, girano per tutte queste case, sì, no? C'è una settimana in cui si deve fare. E loro, come dire, sì, tutta una cosa, non si preoccupano di
capire se dentro queste pratiche c'è anche un legame comunitario, una cultura, una tradizione o altro che si preserva, perché partono dal presupposto che tutto quello che ha a che fare con la religione, non tutti i ragazzi, ma la maggior parte, sia ormai superstizione o fanatismo, anche questo. Quindi non so, non ho visto appunto la presentazione, quindi mi dispiace, però questo è uno strumento che a noi servirebbe tantissimo. No, la ringrazio anche perché questo mi dà l'opportunità di spiegare un po' più in dettaglio altri moduli che già ci sono o che ci saranno. E parlavo di trasversalità, uno dei moduli che secondo me è venuto meglio, appunto questo, religione e corpo, è appunto un modulo comparativo che inizia il perché come studiare il corpo, parlando della religione, e va avanti con il corpo nell'induismo, nell'ebraismo, nel buddismo, nel cristianesimo, nell'islam, in cui abbiamo diverse fonti su cui instaurare la discussione. Poi chiaramente adesso non ci sono ancora perché i moduli sono in via di costruzione uno con l'altro, ma una volta che saranno tutti, e la maggior parte dei moduli avrà dei collegamenti in senso comparativo tra altri moduli. Per esempio, oppure anche i moduli, parlo della Linei, che sono quelli sulle religioni orientali, hanno tutti nei contenuti, sono divisi per macro argomenti, per permettere appunto delle comparazioni con altri moduli. Come avevo fatto vedere prima, per esempio, ci sono le divinità, quindi la sezione 1, sezione 6, sezione 6. Quando le prenderanno gli altri moduli, mettiamo sull'induismo, ci sarà sempre questo sommario per argomenti diviso, così che si possono fare dei strumenti, dei percorsi comparativi. Infine, parlando riguardo dei moduli che dovranno arrivare in futuro, avevo appunto le principali feste religiose. Abbiamo anche un modulo sull'Europa l'Europa contemporanea, multicolorismo, diversità religiosa curato dalla professoressa Giorgia, coesistenza religiosa in Cina, diversità religiosa nell'impero romano, in questo più storico, e le tre tradizioni monoteiste nella Spagna e nella Sicilia. Quindi abbiamo pensato anche agli spunti sia comparativi, sia che vanno a toccare la questione della coesistenza, della differenza, delle somiglianze, appunto come il titolo recita, coesistenza e conflitto, differenze e singolarità. Quindi insomma abbiamo pensato anche a questi moduli che sono questi più interessanti effettivamente, però allo stesso tempo abbiamo pensato che, come ha detto prima il professor Raveri, se c'è bisogno di un approfondimento, se c'è la volontà, la curiosità, la necessità invece di un approfondimento generale solo le singole tradizioni religiose, allora ci sono anche i moduli generali, sono monografici. Grazie. A proposito proprio della trasversalità e della possibilità di comparare e cercare di spingere i ragazzi ad un'osservazione critica dei vari fenomeni attraverso diverse religioni, per esempio nel modulo che abbiamo brevemente presentato sulla migrazione della diaspora, c'è una parte storica sulla diffusione dei monoteismi ed è rimandato un confronto con la diffusione del buddismo come fenomeno principale asiatico al modulo creato dal dottor Lavis. Quindi non soltanto tra i monoteismi, ma poi il tentativo interno di intersecazione dei moduli affinché i ragazzi criticamente
riescono a trovare alcune dinamiche comuni, le differenze ma anche le dinamiche comuni. Quindi sono stati pensati per dialogare, ecco, ma se fossero tanti elementi in osmosi tra di loro, che con dei rimandi interni riuscendo a cliccare è possibile poi avere un mosaico completo, più o meno così, cioè per volte è possibile, il vero tentativo è questo, di dare strumenti e spingere gli allievi a indagare criticamente e smontare tutti questi reali e pregiudizi di cui si è parlato, per cercare di dare una visione più completa possibile. Ovviamente nulla è esaustivo, è un lavoro che richiederà molto tempo, ma il tentativo di base è questo. Ecco, noi non dovete pensare che in questo settimo di come un libro e un corso, perché è mirato a docenti di storia, di filosofia, eccetera, che hanno delle specifici programmi. E quindi è immaginato per un docente di religioni, di, va bene, questo lo può seguire maggiormente, però sono strutturati e pensati in modo che un docente di storia, un docente di filosofia, apre una parentesi, prende un problema e lo apre in chiave comparativa con altre presenze virtuali. Per questo dovete pensare, sì, con le legate insieme da una serie di rimandi, però si deve creare delle isole, cioè degli argomenti trattabili in una lezione, semmai come fa Daniele, in una, due o tre, in modo da poter inserirli in un programma ministeriale che voi dovete tenere. Ecco, dopo ci sono comunque dei rimandi interni, cosa che io avevo da tempo auspicato, forse addirittura aumentata, dei rimandi interni alle altre materie, non so, il riferimento alla filosofia, nel tuo caso, sto pensando, quando si studia il buddismo, a Schopenhauer, il livello di Maya, riferimento all'arte, in quello dell'induismo, l'arte indiana, l'influenza dell'arte indiana nell'Occidente, quindi ci sono tutti questi riferimenti qua molto utili, credo, perché così l'insegnante trova, perché dopo il problema è sempre quello di inserire. Come lo inserisco? Come inserisco tutta questa ricchezza di materiale nella mia programmazione didattica che magari ho già presentato inizio anno e che sono vincolato dal Ministero se devo arrivare a canto, arrivare a e sappiamo giusto che sì, questo problema qua. Bene, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere questa riunione. Vi ringrazio ancora, grazie.